sei Terminator, dai, su, sorridi. Oh, David! Oh, ma avevo un litro d'acqua nelle No, le mie sono asciutte. Come fai a averla? Sono curioso di vedere quanto gli hai dato a... E poi le gambe si sono lasciate giù a posto. Cioè, automatico la roba, cioè, dei problemi. Ti voglio far male. Cioè, strizzati un po' i calzini, che lì veramente. Ma non è asciutto. È proprio allagato. Dani, sei passato sott'acqua anche tu? Beh. Quant'acqua c'è dentro? Dove c'è? Lo spizzano. Ah. E poi adesso ce n'è proprio più. Vogliamo un pronostico in diretta. Primo tempo. David, secondo Togi, sono di parte. Terzo tempo. Ti voglio sbilanciare il capo. No. Massimo, voglio sbilanciare il capo. No, non dir così, perché se lui arriva nelle prime posizioni, dopo è il primo che cade, quindi non porta bene. Tipo Lorenzo, no? Che per di Rossi che è caduto, vincerà il mondiale. Potrebbe essere che succeda questo, però staremo a vedere. Secondo te come andrà la sua gara? No, di noi non cade nessuno, essendo abbastanza forti, no, per cui tra gli ultimi ci battiamo bene, sicuramente non cadiamo. E te invece cosa dici? Ma stai da... Il prosecco al bar è buonissimo. Ecco. Quello non so più. Dai, cosa hai combinato? Ho rotto la catena. Stavo andando troppo bene, gli ho tirato una botta così l'ho rotto. E quindi hai perso tutte le posizioni. Metti con l'asso perché stavo... Tra l'altro se l'avessi fatta di corsa e non piano come l'hai fatta. Ma vaffanbiamo, dai, avresti recuperati un botto. Ma svego. Figa, cioè, ci ha messo tanto a recuperarti, alcuni alla fine. È una certa età, È una certa età, ragazzi. Un po' di preparazione a te. E te quanto sei arrivato? Secondo. Vedi? Partendo ultimo, Prima chi ci va? In generale, partendo ultimo. E secondo me. Sì, eravate in tre. Quindi adesso stai bene, dopo la caduta ti sei ripreso. Le ho 74 è caduto. Ed era lì insieme a te. Prima in quel momento pensavi. Quindi è quello che ti ha fatto sbagliare. Grandissimo! Grazie, complimenti! Ma questa visiera la so! Ma lascialo stare! Bravo Davide, hai vinto! Bravo! Adesso ce la metti te e te la tiro giù io! Abbiamo 62 volte! Brutto! Ma come è passato? È stata una soddisfazione per me! Sì, sì, capito, secondo! Tra le sfide o tra i crini? Bravo, rimani qua tu? Come fai, Federica? Dai, sali anche tu!
stata la giornata di oggi. Ma diciamo che è andata bene perché ho tenuto dietro Cappe. Questa è la prima cosa. Però l'acqua era bagnata. Insomma, dicevi che con la pioggia non saresti stato capace di girare, invece diciamo che la pioggia ti ha portato bene. Sì, ma invece perché una volta ho girato con le slick da senior, adesso ho girato con le slick da junior. E quindi tutto così è così. Quindi è stata merito della pioggia o del pilota la tua vittoria? La pioggia. Tu cosa dici della tua gara? È stata una gara molto difficile. Ho partito più che male, mi è andato tutto dentro e via. Dai che ce la puoi fare. Poi sono riuscito a pian piano a guadagnare, restando sempre dalla parte. Poi per fortuna quando ho visto, cioè sono riuscito a, quando ho visto il cartellone lì con su bike up e gli ultimi giri, io lì allora, lì io mi sono emozionato, hai iniziato ad andare, ho iniziato ad andare più forte e mi sentivo più il grip della gomma, incazzato meno, perché il grip della gomma una volta che lo senti poi ti cambia notevolmente la. E poi quando ho visto un giro finale che sono riuscito a passare e poi ce l'ho fatta, mi dispiace non essere riuscito a fare di più del quinto, ma in una giornata così avevo puntato all'undicesima posizione su 11, sono riuscito a fare meglio rispetto agli altri, più che altro e poi anche smettere, sto aspettando solo che smetta. E poi più che altro il tempo qua, la mia macchina che si bagna, a me gira un po' le barre. E cosa c'entra con la gara? Beh, il subbagnato conta tutto perché. Parlaci piuttosto della benzina che hai usato. Beh, la benzina che ho usato è stata una benzina particolarmente particolare che che sapeva di birra? No, è particolare perché è particolare nella sua specie, ha delle particelle particolari di particolarità precise di particolare che si riesce a avere un particolare, una particolare erogazione restando fermi in, al via, poi riesci sempre a. Puoi smetterla di parlare, qualcuno lo fa stare zitto. Pronto da mettere in valigia? Eccolo qua. Com'è stata la tua gara di oggi? Bene, bene, tutto tempo. La tua performance? Molto bene, molto bene. La gara delle 40 è stata un po' triste perché l'ho fatta tutta da solo, invece la 50 mi sono divertito. A parte che ho rotto la catena praticamente all'ultimo giro e sono arrivato a piedi mentre stavo lottando per il secondo posto, però sono arrivato decimo. A spinta si vince. Ho rischiato il collasso alla fine, però va bene, dai. Un saluto al Favro. Dav è non pervenuto, anche oggi se veniva faceva i numeri. Invece Papero aveva le gomme giuste. Paolo, avevi le gomme giuste oggi! Un salutone a Resa e rimettiti presto. Mentre noi gireremo con le minimoto, tu girerai con i go-kart da solo e vincerai. Ti voglio dire qualcosa. Papero! Papero! Pagliaccio! Dav! Don't get it, don't get it, don't get it, don't get it, don't get it.